Billy, thank you very much. Eh sì, cari amici, davvero anche per pubblico, Cristina e Andrea, visto che siete ancora qua tutte e due, devo dire si sono comportati bene. Il pubblico ha cantato tutti i pezzi, anche quelli nuovi, quindi vuol dire che il disco è già passato e è già arrivato a tutti i fan. Ha fatto un bel mix, secondo me, no? È arrivato tutti, ha entusiasmato tutti, anche facendo i vecchi pezzi di Oasis, appunto, che dicevamo prima, che Liam, insomma, il suo concerto si è rifiutato di fare e ci sta. Anche se, come dicevo prima, proprio in notizia di pochi giorni fa, che Liam ha detto che faranno anche i BDI i pezzi degli Oasis. Vabbè, ha iniziato il suo fratello, adesso lo dice lui, però aspetta un attimo, no? Non puoi arrivare dopo, prima ha fatto il super figo. Io e mio fratello lascio un po' indietro perché i pezzi li so scrivere anch'io, però poi alla fine devi andare a recuperare. Don't go back in anger. Eccolo qua, appena annunciata. Chiude con John. Look back in anger. Cosa? What's the story? Ha chiesto. Master plan? What's the story? Sta chiedendo. Live forever. Abbiamo una scelta qua. Hai visto? Quando si sa cosa scegliere. Aspetta, volete what's the story? No, don't look back in anger. And you wouldn't want to hear that stuff anyway. Anyway, thank you very much. It's been an absolute pleasure. See you next time. Thank you. Grazie. Sta salutando, grazie mille, ci vediamo la prossima volta. La gente voleva what's the story, qualcuno l'ha urlato, ho detto no, no, don't look back in anger.
lo vogliono fare andare a casa. No, ma neanche io, adesso mollo qui il microfono, le cuffie e vado lì, lo fermo, veramente. Beh, se se ne va per come è arrivato, lo dico ad Andrea Lafranchi che si è venuto a trovare da poco, ovviamente esperto di musica e collega del Corriere della Sera. Andrea, è arrivato lui con i suoi amici, magari un buttafuori così, in mezzo alla gente che stava facendo la fila, e la cosa incredibile è che due o tre hanno detto: ma questo qui non è Gallagher, cioè tipo, ma non ci credevano. Sì, non ci credevano, perché dico: ma cosa fa? Passa in mezzo a noi, sai, tipo quelli che invece arrivano coi bodyguard, no, nascosti. Voglio dirlo, anche se è un amico, è arrivato nascosto e incappucciato Cesare Cremonini, che è dentro, è arrivato tutto incappucciato con due o tre che gli facevano un po' da cosa per non farsi riconoscere. Noel Gallagher senza cappuccio, preciso in mezzo, sai, scusate, devo fare un concerto, devo da fare. Hai capito? Cesare, che per anni ha tirato le vocali come le tirava invece Liam, è certo, nei suoi pezzi, è certo. Infatti è venuto qua perché dicevano, ha detto prima, l'ho visto, gli fa: Cesare, come mai? C'erano tante cose da fare stasera, e lui sa. E Smashing Pumpkins, e anche, cioè, no, no, però insomma lui fa: no, guarda, non potevo mancare, perché sto concerto proprio è da vedere, e devo dire si è visto un gran bel concerto. Andrea, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Naturalmente una buona serata, buona cena, visto che ora ci vai. E invece Cristina, noi continuiamo sino alle 23, questo lo diciamo, che ci sta ascoltando chiaramente e ci sta seguendo in radiovisione, ci vedranno anche, in questo caso è il caso di dirlo, ci seguiranno anche in radiovisione sul canale 750 di Sky o 36 digitale terrestre. Io no, eccoci qua. Eccoci. Non finisco di ringraziare tutta l'organizzazione, Angelo Baiguini, Lina, un sacco Miotto, di altre persone, Ale Miotto, tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte per realizzare questo show. Perché, io ingegno, sì, anche perché, tantissimi stasera, sì, veramente. Perché questo di show si parla, qui di show si parla, grazie naturalmente a Noel Gallagher e al bel concerto che ha fatto. Secondo me se ne sentirà parlare quando alla fine di quest'anno, e manca poco, si tireranno un pochettino le somme fra i concerti più belli che si sono fatti in Italia quest'anno. Questo è il mio preferito. No, ma non avevi grossi dubbi, è vero, vero. Sai, io ti dico, non sono un fan di Noel Gallagher, non sono un malato di Oasis, ma devo ammettere, sono il primo che l'ha detto, che questo, di concerti ne vedo tanti, è il concerto che dura un'ora e mezza, un'ora e trenta, cinque, un'ora e quaranta, quello che è, ma ti vola via perché non ti rendi conto in quanto ogni canzone è perfettamente legata all'altra. Ecco, adesso manca un mesetto fino alla fine dell'anno, vediamo cosa tirano fuori gli altri. Tu sei sempre in attesa di quel ciuffo malandrino di Liam Gallagher. Va bene, grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito per quanto riguarda il concerto, ma continuate a farlo perché RTL è 24 ore al giorno con voi. E ora con... How are you? Good to see you again. Okay, you can. Buongiorno, ciao, Massimo. Ciao. There you go, Massimo. How are you? Cazzo, ragazzi. Bella, come è? Va bene, Ciccio. You went to the show last night? Yeah. It was good, right? Great. Did you go? I went to the night before in Bologna, very famous. Yeah. It was the first of the tour. I think the one in Bologna is just starting. Right. You went to see him after the show? Before. Yeah. He was so good. He's like such a, just so unbelievable. He's like 70 years old. He never even left the stage for 2 hours and 15 minutes and just kept playing. Great. And he sang great. Huh? Brilliant. That's what makes it. He's still got his voice is incredible. Yeah, it's really good. How does he do it? I mean, it's a lot of training, right? I don't know. Because you would think he runs out of voice after he's been singing for like so long. I don't know. Don't know. And the fact that he doesn't drink, because you would expect him to go like every once in a while, but he talks with the audience. Yeah. I don't know. Do you drink during your concert? No. Not really. I find it difficult. Maybe a tiny, maybe once or twice. Like not. A sip. Yeah. Lots of singers drink lots of water. I don't. Right. I don't know why. Package. They say also with the chewing gum. Sure. Okay. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow.
Alex. Beh, guarda, non c'è tempo di analizzare il testo della canzone perché è già arrivato Noel, quindi mi butterei su di lui. Bene in inglese come Noel. Noel, welcome back to Radio Thank DJ. You very much. Thank you for having me. No, we were discussing, you know, a friend of mine said the main difference, she went to see your show in London. Okay. For the new album. Okay. She said that the main difference between the Italian audience and the English audience is that in Italy people would cheer like Noel, Noel, Noel. While in England it's more like no, no, yeah. No. Yeah. It's they're both highly unacceptable. Unacceptable. Yeah. Why? Because I don't know, it just sounds weird. Because you feel like you're a football team or something. I don't know. I get embarrassed. Ah, sono tutti e due non accettabili. Non inaccettabili, cioè, mi imbarazza. Mi imbarazza, ma è parte del. Maybe they should try something different. Oh, Balotelli, it's a striker. Good at times. That's a good one. That's brilliant. Quello è bello. Quello è bello. Dovrebbe provare qualcosa di diverso, magari tipo il coro di. Tipo il coro di. Fantastico. È quite good. Chant, football chant. For Balotelli, one. That's amazing. Yeah, yeah, it's great. Yeah. He got sent off in the game. Yeah, but he didn't deserve it. Really? No. The second booking was It was a bit soft. Non si meritava di essere espulso. È stato espulso nella partita con Liverpool di ieri. Dice, però la seconda ammonizione era. Non era giusta. Forse è un po' la reputazione. Sometimes it's the reputation of a player. I think so. Know? I think so. But we love him. We still love him. Everybody loves him. He's great. City, right? Yeah. Okay. Yeah, però tutti gli vogliono bene. Sì, ma gli voglio bene persino io qua interista da Milano, anche se ha messo la maglia del Milan, insomma, ha buttato a terra. Ah, è vero. Comunque mi sta simpatico perché c'è Mancini, c'è lui. He's an Inter fan, you know, and you know Balotelli used to play for Inter, but then at one point he puts like the AC Milan shirt and he throws the Inter, but he still loves him. He's crazy. That's why we like him. Yeah. Sai cosa mi ha fatto ridere? Ho visto in un'intervista che Noel ha detto che il City, che è la squadra per cui tifa lui, è l'unica squadra che è citata nella Bibbia. Adesso vi volevo chiedere perché I heard somewhere you said like City is the only football team ever that is talked about in the Bible. Yeah. But when which is the passage? There's a bit that says when Jesus went to one of the big cities and he went to the market. Right. And in the Bible it says, and Jesus looked down upon the city and wept. Allora dice, è una delle città che visita Gesù nel It's corso true. Della Bibbia. It's true. It's in the Bible. He looked upon the city, cioè ha guardato. No, è quando va al mercato. Quando no? va al mercato. Quando va al mercato che distrugge il mercato. Sì. E dice. I looked upon the city, cioè ho visto il city and ho pianto. He looked upon the city and wept. E ha pianto, quindi insomma dai, non capita spesso insomma avere la propria squadra citata all'interno, all'interno della Bibbia. Speriamo che non ci sia un toro nella Bibbia, se no mi tiri fuori anche che. And if you see, you know, if you get the Bible and sometimes it has pictures in the Bible, if you look closely at Jesus, he's got a little Man City badge. Se guardi bene nella versione illustrata della Bibbia, c'è un punto in cui Gesù ha la spilletta del Manchester City. Manchester City. Serious? Beh, com'è? It's still like top of the. It's like 5 points. Yeah. Right. Because they both tied. Prima in classifica. Sono primi a 5 punti sullo United. Yeah, we're still unbeaten. We're still. E ancora imbattuti. Ancora imbattuti. La persona. I think it's 13 games unbeaten. So we're doing well. 13 partite senza perdere. No, poi so che praticamente il pareggio. City deserved to tie with Liverpool. Liverpool were really good. And then once Balotelli got sent off, we were struggling a bit. But our goalkeeper made two great saves in the last 5 minutes. But I think a draw was a fair result. And before the game, I thought it would be a draw because we had a difficult game against Napoli. Yeah. And to play Liverpool straight after is very difficult. Right. Dice no, perché se qualcuno ha detto il pareggio, magari sta un po' stretto a Liverpool. Dice, vedete, abbiamo partito quando hanno espulso Balotelli, però il portiere ha fatto 3 paratone pazzesche. Certo. Sapevo sarebbe stato un pareggio perché dopo la partita col Napoli, insomma, poi giocare con Liverpool. Invece lo United mi sembra che forse meritasse qualcosa di più. What about United? Like, we're testing your fanhood, like
I hear. No, but sta I know. Facendo i pollici in giù. Pollici in giù. But forse lo United meritava qualcosa di più. Maybe United deserved a little more in that particular game with Newcastle. The penalty for Newcastle. I haven't seen the game, but apparently it wasn't a penalty, which is great. Okay. Yeah, that's what I wanted to see. If you enjoy. Oh, yeah. Absolutely. Yeah. Non ho capito niente. Traducimi. Allora, no, perché veramente il Manchester ha fatto 1-1 in casa col Newcastle. Sì. Il rigore del Newcastle pare fosse inesistente. Allora io volevo capire se lui è il tipo di fan, tipo, non so, dice: ma guarda, ci godo ancora di più che non c'era il rigore. E effettivamente lui ha detto così, no? Bene, è molto sanguigno. Quindi. Yeah, that's the way to do it. I mean, if it was maybe another team, you would be like, oh, maybe the penalty. But yeah, but can't. I don't like Man United. I hate them. Dice però, sai, la squadra con cui faccio il derby, quindi io. Maybe so many other times they had penalties. All the time. And you know, the more misery that's piled upon that mob, the better. The better I feel. Makes my day a lot better. Ok. No, dice, poi sai, con tutti i rigori che magari hanno avuto a favore, che non c'era, una volta tanto ci sta anche, no? E dice, insomma, più miseria, più tristezza, più infelicità arriva al Man United, più gioia arriva a me, insomma, mi svolta la giornata. Dai, capiamo benissimo questo tipo di discorso. Non so se vogliamo pubblicità fare... e poi iniziamo. Ok, e poi ci siamo. Quindi fra poco, vabbè, c'eravamo già, ma esatto. Insomma, di nuovo con Noel Gallagher. DJC, oi! DJ chiama i TAC. DJ chiama Italia. Rieccoci allora a Radio DJ, DJ Chiave Italia, versione un po' alternativa. Nicky, Nicola Savino, con noi c'è Noel Gallagher. Questa era If I Had a Gun, una canzone che io reputo mezzo capolavoro, un po' come tutto il resto del disco. Ci tenevo a precisare che If I Had a Gun, cioè se avessi una pistola, non è una canzone di gangster rap, cioè è tutta un'immagine poetica, no? No, I just wanted to specify, you know, If I Had a Gun, it's not really like a gangster rap song. It's not like If I Had a Gun, I would shoot. Because, you know, most people would just translate the title and don't look into the lyrics. No. It's a metaphor. A metaphor. For love. Una metafora. È una metafora per l'amore, perché poi lui dice I'll shoot a hole into the sun. Sparerei, farei un buco nel sole, così insomma ti scende l'amore. E quando scrive canzoni d'amore, le scrive pensando a sua moglie? He's asking, when you write love songs, do you think about your wife or more like love? As a... Think about Balotelli. Questo lo capisco molto. È una forma di amore molto intensa. Canzone d'amore per Balotelli. I understand. I think about my wife or your wife. Non married. I am. No, penso a mia moglie oppure alla tua. Sì. No, invece ci sono una serie di domande. Mi rendo conto che sia stucchevole, imbarazzante, ripetitivo, però un sacco di ascoltatori, no, ci chiedono la famosa domanda, ma insomma, ma dai, ma diglielo. Torneranno insieme con suo fratello. Oh. No, questo io devo farlo. Yeah, it's just the ambassador. No, just the ambassador. No, it's his fault completely. No, you know, of course there's a lot, you know, everybody is asking like, "Oh, will he ever perform again with Liam?" I wasn't going to ask you this, but I know I'm sure you get this asked all the time. Maybe not now, maybe not in the near future, but maybe one day. Yeah. No. Never ever. Don't think so. No, non penso. No, ecco, io credo che sicuramente lui non muoia dalla voglia. Okay. I'm saying like definitely you're not looking forward to this, but maybe No. Oasis is finished now. And we had 18 years of playing together. That's it. Perché tra due anni sono i 20, già che c'erano, potevano fare. No, perché dici, sono 18 anni che sogniamo, insomma, dai, una bella carriera, basta, insomma, finita. No, he's saying like, you know, maybe the people from the record company would love this. No, like, in 2 years it would be like 20 years since the beginning. Yeah, but I don't care what people want or what fans want or record company wants. Right, it's like, I don't, when I close my eyes, I don't see it. Okay. Do you know what I mean? And see when it? I listen to my heart, I don't want it. So... And, you know, Liam's in the second best band in England. And, you know, and I'm in the first. Okay. And we are onwards and upwards, you know? Yeah. Però, sai, io chiudo, diciamo, bene. Chiudo gli occhi
non la vedo questa cosa, guardo nel mio cuore e non c'è questo desiderio, diciamo, non mi interessa che cosa vuole la gente o che cosa vuole la casa discografica. E poi in fondo, voglio dire, Liam è nella seconda migliore band d'Inghilterra. Io sono nella prima, cioè, insomma, non mi sembra, ma and two is better than one. It's better than three. Better than three. No, a me più che altro interessa sapere che magari c'è, non c'è tensione tra lui e suo fratello, avendo anch'io dei fratelli. Allora, c'è una cosa. L'ultima volta tuo fratello, così gli altri dici, ci ha detto che le vostre mogli sono amiche. Almeno mi basta sapere che questa relationship continua. Ok, you say like, I would be happy, because last time Liam said that your wives are friends. And he would be happy to know that your wife and his wife are still friends. That's what he said. That's crazy. But it's not true. No. Well, I don't know. He's a strange dude, my brother. È un tipo strano. È un tipo strano. Ma un tipo strano. Fai una domanda di crazier than Balotelli. È più matto di Balotelli e t'ho detto adesso tutto. Fai tu una domanda di musica perché ho paura che mi meni. No, beh, io volevo, ne abbiamo parlato mentre aspetta, fammi sentire qua. I'm left-handed, born on the 29th of May. I play the guitar. Was written I would adore Noel's music and tonight I'm going to the gig. Supersonic is tattooed on my left foot. Questo è Keke. He just wrote a nice message in English. I don't know. No, io volevo condividere l'esperienza Paul McCartney, perché qui siamo tutti vai. No, we were talking about it, but we were not on the air, you know, about the Paul McCartney show. You went to see Yeah, it's fantastic. Yeah, it's great. Well, it's like, you know, people say, "Oh, what was it like?" And it's like, it's Paul McCartney. Right. It's the same. You don't know what to say. It's like Paul McCartney, what can you say? But he was in great shape. He was in good voice and the band sounded great and he played, you know, what can I say? Beatles in the Wings. What can, you know? He's unbeatable, really, yeah. Oh, yeah, yeah. He's got all the best songs. Do you know what I mean? I've got a few, but he's got all of them. Do you know what I mean? It's kind of, he's great, and his voice is still great, and he plays guitar great. What can you say? It's Paul McCartney. Sì, dice, sei, sì, sono andato, certo che sono andato. E com'era questo concerto di Paul McCartney? E lui dice, ma cosa ti devo dire? È Paul McCartney, cioè, non c'è, dice, ha tutte le canzoni più belle, ha suonato bene la chitarra, ha cantato bene. Sì. Anch'io ho qualche canzoncina bella, dice, ma lui ce le ha tutte, lui le ha tutte. Tra l'altro Paul McCartney che disse a proposito di Wonderwall, scritta da noi, è la ballad più bella dell'ultima decade del millennio. Siccome si sono incontrati, mi piacerebbe sapere che cosa si dicono quando si incontra. No, I remember Paul McCartney saying Wonderwall was the best song of the last decade of the millennium. I remember he said that. Paul McCartney said that. I think he said that. Yeah. Did he? Wow. I think so. He is not crazier than Balotelli. No. He's got impeccable taste and gusto impeccabile. And if he says it's the best song, then who am I to argue? But dice chi sono io per contraddire Paul McCartney? No, but I was curious to know, like, when you go backstage and meet Paul, say before the show, how does it go? I mean, like, he said, you're doing great, and it's like he said, you know, I'm playing tonight, he was playing last night and met his new wife. Okay. She was great, and I just asked him how he was doing, you know, I asked him how was his wedding, and he asked me how was my tour and my album and just normal things, and then it's like, okay man, see you later. That was it. Oh. Che bello. But I met him before. I've met him. Right. I've met him a few times before. It's not the first time I've ever. Have you ever performed with Paul McCartney? Like, I've worked in the studio with him. We done a charity single for War Child about 15 years ago, where we done a cover of Come Together by the Beatles. Oh, and I remember that, yeah. It was me, Paul Weller, Paul McCartney and a few others, and we did Come Together in Abbey Road, and Paul McCartney came and played his organ on it. It's great. Wow. Un po' di traduzione. Allora, no, dice, beh, sai, quando ci si incontra è normale, dice, poi non era la prima volta che l'ho incontrato, però insomma, oh, come va, come non va, ah, sei qua a Milano, sì, suono domani, io invece suono stasera, beh, hai incontrato la moglie nuova di Paul McCartney, oh, come è stato il matrimonio, ma tutto bene, insomma, il tour come sta andando, dai, che mi racconti, insomma, così. E poi gli hai chiesto se avete mai suonato. Dico, esatto, gli è mai capitato di suonare insieme, dice, sì, 15 anni fa per quell'album War Child, adesso che ci penso me lo ricordo, c'era questa versione di Come Together fatta insieme, c'era Noel, c'era Paul McCartney e anche Paul Weller. Okay. Ed era una cosa, I think it was about Kosovo.
Something like that. Era, raccoglievano fondi per Kosovo, quello che era successo appunto nell'ex Jugoslavia. Lo ricordo, quel disco è molto bello, in realtà è pieno di gemme. Quindi ad Abbey Road, sai che sono gli studi, quelli storici, insomma. È un sogno che diventa realtà per lui, immagino, no? Direi proprio di sì, direi proprio di sì. Senti, poi lui c'ha questa calma, no? Sì, molto. Non lo so. E fermezza anche un po'. Sì. Si mette un po' di imbarazzo, non è però. Non... Ma perché è molto calmo? No, you always seem like so calm, you know, so at peace, you know, like Buddha. What's that? Like Buddha. Like Buddha. Yeah. Right. Come Buddha, infatti come centrato Buddha. Stavo per dire, non so come si dice. Centered. Centered. Centered, yeah. You say in English. Right? Well, you know, it's nice to be at peace, yeah? Right, yeah. E che cosa lo ha centrato in questi anni? La famiglia, lui ha bambini, credo anche. Sì, ha tre figli. Tre figli. What made you like centered, he's asking, like, I don't know, family, I mean... Family has got a lot to do with it. But I am... Yeah. I don't know. I'm never really, really happy, and I'm never sad. I'm just kind of in the middle all the time. Right. Just things are good all the time. Okay. I like my job. I love my wife. I love my children. I like my cat. I've got a new cat. He looks like Brad Pitt. Sembra Brad Pitt. Ha un gatto che somiglia a Brad Pitt. He's beautiful. Blonde. Yeah. No, he's not blonde, but if I look at him, he's got the face of Brad Pitt. Sì. Lui dice, sai, sì, la famiglia c'entra molto con questa cosa, però comunque dice, sai, non sono mai proprio super mega contento, però non mi deprimo mai, è sempre tutto buono, insomma. Okay. Tipo un così. Bel lavoro, no? Amo il mio lavoro, amo mia moglie, amo i miei figli, ho anche un gatto nuovo che per me è come Brad Pitt. Io assomiglia a Brad Pitt, cioè lo guardo e rivedo proprio Brad Pitt. Mi piace moltissimo. È una canzone invece che parla della fretta, no? Mm-hmm. Quindi bisognerebbe essere, sì, perché poi dopo aver sentito la canzone parliamo anche del suo rapporto con la tecnologia, che è molto interessante. Ah, attenzione, derby. Sarà derby, no, pro derby. E contro ma no, Twitter. Ma no, derby, perché ha ragione lui, non è solo Twitter. E lui, spiegaglielo, sennò sembriamo matti, che lui è contro la tecnologia. Però prima sentiamo questa. After the song he wants to talk about technology a bit, because Twitter, I know you love Twitter. Fra poco, dopo questa, che è la traccia che apre il nuovo album di Noel Gallagher and the High Flying Birds. Beh, qua facciamo un intervento bellissimo. Eh? Facciamo un intervento e abbiamo finito. Sì, sì. No, si scuro 40-45, dobbiamo arrivare fino a 55, Sì. Abbiamo ancora 10 minuti, cosa facciamo? Un altro disco? Play most of the songs from... Quanto from the new album? Yeah, 9. 4 minuti tutti. I mean, it's 10 songs. Yeah. Which is the one that you don't play? Stop the clocks. Arriviamo a 45 con questa. Tienine pronta... Ora che sta andando lì. Sì, sì. Pronta un'altra e... magari ne piacciono una canzone un'altra cosa. Cosa mettiamo se mettiamo un altro? Il suono di più. Cosa facciamo? Di andare solo con Diablo. Forse ce la facciamo. Stranded on the wrong beats. Stranded on the wrong beats. Track 9. Una fantasia di Viola. Quello? Quanto manca? C'è ancora 1.40. Chiudi, chiudi. Cosa? Canta? Sì. Sì, io poi qua mi immagino che lui dal vivo, questi pezzettini, la cosiddetta coda della canzone venga portata... Cioè la fai durare tanto, sì, fai proprio il fiorellone psichedelico. Continua, ma secondo me qui dal vivo è il punto, no? Like for example, when you get like to this part of the song, I would expect you to make it last for like 3 minutes and make it very psychedelic during the show. Is that what happens? No. No, just play it like it is. Okay. But I'm sure there's a part of the show where you get like that, right? Maybe when I start doing bigger shows, but it's just playing the songs as they are, really. I think. Right. So, but when I go and see a band,
and they start messing around with the songs. I don't like that. Right. Do you know what I mean? Like kinda, the singer changing the melody. Yeah, and then they stop and they go, everybody over there, you clap your hands. And I don't do that. It's kind of, this is the song. All right. That's what we play. Ok, ok. Dice no, niente di la tutto questo. La domanda era, fai una parte psichedelica. Sì, cioè quando tiri lunga la canzone. Lui ha detto magari quando suoneremo in posti più grandi, no? Che ci sta magari di più. Adesso, no, faccio le canzoni così come sono. Anche perché quando vado io a vedere un concerto, dice lui, che quello comincia a cambiare la melodia, poi si ferma. Io voglio sentire Yesterday. Dai, voglio sentire Yesterday. Esatto. Punto e basta. Dice no, basta, quelle robe. Dai, adesso qui cantate voi, non mi piace. Sì. Quindi le farò bene o male così come sono. Allora, no, Mauro in onda invece. Questa canzone era sulla fretta, Everybody's on the Run. Everybody's on the tutti Run. Molto di fretta. Come dire, a contribuire l'innalzamento delle nevrosi c'è anche la tecnologia. So che lui non aveva fino a qualche anno fa nemmeno il computer, perché sì, non gli serviva a nulla. No, he's saying like Everybody's on the Run is about, you know, like it's going faster and faster, you know, with modern society, and to make it even, you know, faster, you have technology and you've always been like sort of like an anti. Like, yeah. You didn't even have a computer until a few years ago. This year? Christmas? This year you're getting your first computer? No, last Christmas I got... You just got your first computer. Yeah, so I've had one for 10... Well, 11 months. Yeah, 11 months, yeah. Ah, il computer l'ha preso Natale scorso, il primo della sua vita. È tipo, per esempio, per capirci... You don't need them. Now I've got one. Yeah. I don't really need it. Huh. What do I need it for? Nothing. I don't know, surf the web. What for? There's nothing on there. What? To watch, well, for example, Balotelli answering back to when I first got it and I took it home and I switched it on and I thought, wow, the internet is great. There's nothing on it. There's nothing on there. If you use it, there's only like for shopping. Right. But there's shops for shopping. But for information. No, there's too much information. Right. I don't want to know anything. ma non è, guarda che ogni tanto ci penso io. Ma certo, ma certo. No, ma ci sta. Allora, al Natale scorso ho comprato il mio primo computer e mi dice non ce n'è bisogno di questi computer. Io quando l'ho acceso ho detto, oh, che figata, dai, oh, internet, vado in internet. Ma non c'è niente su internet. Io ho detto, vabbè, dai, ma c'è l'informazione. Ma ce n'è troppa, io non voglio sapere niente. Poi dice, ci sono tanti modi di comprare su internet, c'è tanto, ma ci sono i negozi per fare lo shopping, perché devo fare lo shopping online? Non mi sento di fino a un certo punto io do non la mi ragione. Sento tanto di contatto, ma lui anche di quindi telefono questo scontro non avviene, perché in realtà is retreating. No, ma non è quello, è che io credo di essere avvelenato da questa cosa. It feels like he's poisoned by technology, because that's what happens at one point. Mobile phones are great. But like simple, easy. That's it. Right. iPods are great. Okay. The rest of it is nonsense. You don't need. You don't need the rest of it. Cellulari sono forti. No, dici cellulari tutta la vita. Cioè questo ci ha cambiato la vita. L'iPod ci ha cambiato la vita. Come fai? Non ti porti dietro tutta la tua collezione di dischi. Ma il resto anche no. Bene. Quindi per esempio tipo Wonderwall l'ha scritta sulla carta e con carta e penna sul foglio. Non ha usato. Well, no, you say like, for example, like when you write songs or like when you did write, you know, the lyrics. Old songs of the new lyrics. The lyrics, you write with a pen or? Most of the time I write with a pen. Very old fashioned pen. By hand. Chiedi, insomma, questo è un po' il fan. Se ha ancora i manoscritti delle. Do you keep the page, for example, where. Yeah, I've got all my lyrics from.